ferro, che idea di merda! Beh. Dove va lì se va? Oh, ciao! Buongiorno! Abbiamo dei caschi da bici, siamo vestiti da bici e abbiamo delle bici. Vi chiederete perché, ma non c'è una vera risposta al perché. La cosa è andata così. Mi ha chiamato, mi fa, domenica mattina andiamo in bici sulle piste, e io gli ho risposto, bella lì. Questo è in sintesi quello che è successo. Per cui quale momento migliore, se non in inverno, per farvi vedere la mia nuova bici. Trek slash tutto carbonio, cerchi in carbonio, pedivelle in carbonio, manubrio in carbonio. Prima volta che ho una bici da enduro, però i ragazzi di Trek Italia mi hanno detto provala perché è veramente figa, ti innamorerai, e quindi mi hanno mandato questa Trek Slash che è così a occhio perfetta per me perché è nera opaca. Poi vi farò sapere. Non so se la neve sarà la condizione migliore per provare una bici nuova, però questa è la condizione e questa ci facciamo andare bene. Ferro, hai qualcosa da dire? Sono un po' spaventato ma allo stesso tempo gasato di questa cosa. Perfetto. No, non è inverno pieno. È aprile ma le condizioni della neve sono stupende. Si potrebbe tranquillamente sciare. Ma perché sciare quando si può andare in bici? Va bene, partiamo. Sai che c'ho il cambio elettronico? Vabbè, ma tiene come fosse terra. Problemi, andiamo a fare la linea Iepi. Oddio! Non ancora pronta per l'utilizzo. Comunque si tiene bene. Dai, ascolta, io vado giù di qua. Droppa! Vabbè, bella lì. Oddio! Aspetta perché l'entrata in pista... Madonna! Bello! Allora, bello è un parolone! È figo! Oh, però, prima c'è da strano vedere quanti chilometri arriviamo! La rossa è di qua. Qua. Ma sai che secondo me non è un'idea molto furba? Ma quanto è bello il cambio elettronico. Parliamone, cioè. Oh,
Allora, queste due dita che sono quelle con cui freno, non. Allora, facciamo un secondino di specs su questa bici. Abbiamo manubrio carbon fiber. Bici carbon fiber, sella telescopica perché è una bici da enduro, 29 pollici le ruote con cerchi in carbonio, freni Cura 4 con dischi braking da 3 mm sul posteriore e da un po' meno di 3 mm sull'anteriore, non so esattamente la misura di questo, ma credo sia un disco standard. Cambio Electronic, quindi vedete, niente cavi, non c'è trucco, non c'è inganno, è un cambio elettronico ed è veramente bello e reattivo. La cosa più figa è che non va regolato, o meglio, la regolazione funziona solo con i fondocorsa, che sono qua, e non con il filetto. La cosa figa è che se non c'è il filo non puoi romperlo, però se rompi questo è peggio, sì. Oddio, ok, questo qua ci dai. Potrebbe essere pericoloso. Devi morire io prima comunque. Hai visto? Oh, ok. Ian, non morire. Non morire, Ian. Tieni via. Tagliamo. Ma sì, andiamo di qua. Sembra un'ottima idea andare di qua. Ma questa è tutta cacca! Eh? Questa è tutta cacca! No, non mi dispiace sciare con la bici. Allora, feedback post prima discesa, direi che è stata un'esperienza incredibile. È stato fighissimo. È bello tornare in bici. È bello tornare in bici. Comunque, quella che faremo potrebbe essere... No, non lo dico. Non si dice. No, hai ragione. Diciamo, andiamo a fare un'altra discesa, poi mi sa basta perché inizia ad esserci un po' troppa gente. Questa cosa è stata fatta presto la mattina con il consenso della società, per cui non siamo... dei fuorilegge e dei birichini. Potremmo fare la gara del motoslitto? In che senso? Gara? Se andiamo più forte noi della motoslitta? Sì, certo. In salita pure. Sì, in salita sicuro. Allora, io faccio un box. No, questo è storto. Proviamo a rigiornare? Dai, è che lì ci si incastra perché sfondi. Vale se va adesso. Ogni pronostico, nessuno sta cadendo. Ecco, la detta. C'ho un cambio che salta. Io no, perché il mio è elettronico. Non è per quello. Vai. Troppi. DRS! Mi prende tutta la scia! E non cambia niente.
dentro! Sono straforte! Troppo, troppo, full speed! Qua? Sembra dai. Bello, eh. Oddio, mi sembra bello. Bello è un parolone. O ci piantiamo o ci divertiamo. Beh. Dove va? Lì se va. Oh, ciao! Ma quando l'ha fatta tutta sta neve? Ma esatto. No, qua è finita la neve. Dai, monta su sul tuo cavallo. Eccolo, già. È che, giuro, ho paura adesso. Porca no. Bistecca. Ma io vado. Ma quindi freeride selvaggio? Ci sono i dinosauri. Di essere a freeride selvaggio, no? Oh. Ferro, che idea di merda! Ah, perché? Perché? Non ma basta stare indietro, Ian! Sì! Guarda qua! Esatto! Oh, è passato un animale qua! Passato un animale? Ma pensa che c'è in giro l'orso in sto periodo! E contro ogni pronostico! I nostri eroi! Ce l'hanno fatta! Oddio, e non che qua tenga tanto bene però, eh! C'è da dire! Oddio! È qui! Fatto anche lungo, eh! Sì. Che idea di merda. Chioccio. Boh, che idea stupida. Che idea stupida! Ferro, io ho una carriera da pilota, se mi faccio male mi ammazzano! Sì. Olina. Mortale! Aia, che stecca mortale! Allora, forse le piste da downhill non sono ancora pronte per essere utilizzate in bici. Dici? Dico forse. Comunque ci siamo divertiti veramente molto. È stata un'esperienza incredibile, soprattutto la seconda discesa. Quella sì che è stata bella. Ci siamo proprio goduti tutto il freeride. Comunque, come di consueto, iscrivetevi al canale, lasciate un like e un commentino. A voi non costa niente, a me fa tanto tanto piacere e mi aiuta a creare contenuti sempre più fighi. Detto questo, ci vediamo il 10 giugno per l'apertura ufficiale del bike park, dove tutto sarà molto più rideabile in bici. Porto lui al pronto soccorso. Sì. Ciao!